Le parenti di San Gennaro sono donne napoletane, per lo più anziane, che discendono da Eusebia, la nutrice di San Gennaro, che avrebbe raccolto il sangue dopo la sua decapitazione. Sono dette parenti perché legate al santo come delle vere e proprie parenti. Ogni anno questo gruppo di signore si presentano alle porte del Duomo prima di chiunque altro e si siedono in prima fila, con al collo dei medaglioni raffiguranti l'effigie del santo. In modo corale e con un preciso ritmo eseguono preghiere e canti per lo scioglimento del sangue e per la protezione della città da ogni sciagura. La particolarità sta nel modo in cui pregano. Spesso le loro parole sono come quelle di una madre verso il figlio e possono arrivare a dei veri e propri rimproveri. Hanno una tale confidenza col santo da chiamarlo faccia ingialluta, dal colore del metallo prezioso con cui è fatto il busto, quando il prodigio tarda a compiersi.